Pronti per la diretta? Diretta di oggi, che è lunedì 7 marzo 2022. In collegamento dalla casa Bini di Domenico abbiamo un suo messaggio che porta il nome di No War in Ucraina. Eccola qua. Grazie al nostro Domenico Bini, Stop War, No War in Ucraina. Questa è la sua, come dire, la sua presa di posizione. Beh, Domenico conta veramente milioni di visualizzazioni con Shawanna, se non ricordo, Shawanna o una cosa del genere. E quindi Domenico, beh, può aiutarci anche in modo diplomatico. Shanawanna, ecco, faccio vedere il suo canale, ecco, il canale YouTube che è questo. Domenico Bini conta 156.000 iscritti e questa canzone, non quella di No War in Ucraina, ma Shanawanna, che vi ho detto, conta 1.271.000 visualizzazioni. Quindi, visto che con i suoi tanti video, che ne ha fatti uno diverso dall'altro, inneggiando alla no guerra, cos'è questa guerra? Ecco come ci siamo ridotti. No War in Ucraina. No alla guerra, pace in tutto il mondo. Speriamo che finisca tutto presto. E anche Putin è un pazzo, che io vi farei ascoltare. Magari sentiamo un po' di che cosa si tratta. Da ricoverare,
cosa sta combinando? In Ucraina cosa sta combinando? In Ucraina cosa sta combinando? In Ucraina sta seminando morte, sì, e distruzione. In Ucraina, in Ucraina. Domenico Bini con questo Putin è un pazzo. Beh, noi abbiamo aperto così giusto perché siamo contro la guerra, noi in modo particolare, io personalmente, beh, non mi sognerei mai di imbracciare un fucile per non averlo mai usato e difendere la mia patria, anche perché insomma non sono io quello che dovrebbe fare la guerra, ma dovrebbero ovviamente farla chi lo fa di mestiere, oppure eventualmente chi è pagato per fare questo tipo di lavoro, che poi tra l'altro è anche un lavoro. Ma non sono d'accordo su questo discorso del fatto di essere o meno pagato per fare la guerra, perché giustamente ci sono mercenari, ci sono eserciti, ci sono diciamo fonti che vengono elargite per tutte queste situazioni, e quindi non siamo qui noi a doverlo diciamo dichiarare. Allora, stop alla guerra, noi naturalmente ci siamo. Su questo ideale abbiamo risolto un po' di cose. Vediamo un po' se da quel lato della casa o della barricata abbiamo il collegamento in casa Ricciardelli. Vediamo se il nostro Raffaele è collegato, se ci ascolta, se ci sta ascoltando, se da queste parti lo sentiamo. Proviamo a vedere. Pronto Raffaele? Pronto? Buonasera, 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 Barone, buonasera Vittorio. Buonasera, buonasera. Grazie, ti sei portato. Sera. Wow, 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 affezionatissima di Radio Show. Yo, 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 yo. Io. Beh, dove sta il tuo peluche? Il cagnolino Simba, dove sta? Fallo salutare. Fai salutare la Simba. Faccelo salutare. Abbiamo anche noi il cane, no? Il nostro portafortuna, eccolo qua, la mascotte. Fai con la zampetta, Simba. Fai con la zampetta, ciao. Hai visto che sta zitto Simba? Sai quando abbaia? Quando deve andare a fare la cacca e la pipì. E tu prendi e portalo, portalo prima. Buonasera Barone. Buonasera a tutti. Eccolo qua, siamo in collegamento con il Barone Girasole. Ovviamente siamo a casa in questo momento. E il Barone Girasole, aspetta che non sistemo meno la telecamera, così lo vedete bene. Come sta il Barone? Bene. Fresco e pimpante? Pimpantissimo. Pimpante. Allora, tutti pimpanti stiamo. Allora, no. Pimpante, bisogna dire, no, pippante. Allora facciamo la presentazione. Pimpante. Pimpante, facciamo la presentazione con il Barone. Prima Raffaele ci presenta il Barone e il Barone ci presenta la trasmissione. Sei pronto? Ok. Vai Raffaele, vai, sei tutti noi. Vai con la presentazione, anzi ti invito a farla bene, mi raccomando, eh. Mi raccomando la presentazione, bene bene, eh. Vai! Ciao! Io! Condotto da Raffaele con la partecipazione del Barone Girasole in arte con la 78. A voi tutti buon ascolto! Io! E adesso il Barone! Vai il Barone, attacco! Vai! Buonasera a tutti, gli ascoltatori, di Radio Show, sì. Presenta il nostro DJ Vittorio Cassinesi, Oli, la partecipazione del Barone Grande Nicola Cassinesi 78, un numero, una garanzia. Un nome, un numero, una garanzia. Unio. Auguri a tutti gli ascoltatori. Chiedo scusa. Vai, Barone. Dammi tempo. Vai, Barone. Auguri
dal barone girasole a tutto il mondo che ci aiuta a fare cose belle e non la guerra il barone l'amore facciamo l'amore che è meglio e non la guerra, auguri di nuovo a tutti, a chi è ole occhio alla penna adesso rubrica accadde oggi, fatti il giorno del passato e poi pronti per iniziare la trasmissione, il barone può andare tranquillamente a riposare. Vai Raffaele, grazie per la tua presenza, preparati qualche bel dischetto che ascoltiamo un po' di musica, nel frattempo ricordiamo che se volete potete mettervi in collegamento con noi e ovviamente vi diamo il ben collegati a tutti quanti voi. Signore e signori, parte la rubrica Accadde Oggi. Lunedì 7 marzo 2022, oggi la Chiesa ricorda le sante Perpetua e Felicita. La luna è crescente e il proverbio che abbiamo scelto per questa giornata è «Ogni medaglia ha il suo rovescio». Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1530 Papa Clemente VII negava a Enrico VIII d'Inghilterra il divorzio da Caterina d'Aragona e gli annunciava la scomunica nel caso in cui avesse contratto un nuovo matrimonio. Fu l'evento da cui nacque lo scisma che portò Enrico a proclamarsi capo della Chiesa in Inghilterra. Nel 1876 il 29enne Alexander Graham Bell otteneva il brevetto per l'invenzione del telefono. Nel 2002 però il Congresso degli Stati Uniti stabilì che quel brevetto spettasse solo all'italiano Antonio Meucci. Nel 1911 moriva a Vicenza lo scrittore Antonio Fogazzaro, autore di Malombra e di Piccolo Mondo Antico. 110 anni fa, nel 1912, veniva divulgata la notizia che in dicembre la spedizione di Amundsen era riuscita per prima a raggiungere il Polo Sud. E nel 1934, a opera di Charles Darrow, nasceva oggi il gioco da tavolo Monopoly. Nel 1965 il Vaticano introduceva l'uso della lingua italiana nelle celebrazioni religiose. Nel 1998, per l'eccidio alle Fosse Ardeatine del 1944, venivano emesse due condanne all'ergastolo nei confronti di Erich Priebke e Karl Haas. Nel 2003 la gara tra le nuove proposte del Festival di Sanremo si chiudeva con la vittoria di Dolce Nera in gara con il brano Siamo tutti là fuori. Nel 2011 il dipinto di Picasso Nudo, foglie verdi e busto veniva esposto alla Tate Gallery di Londra, prestato dall'anonimo proprietario che lo aveva acquistato in maggio per 82 milioni di euro. E due anni fa, nel 2020, per frenare la diffusione del coronavirus, la Lombardia veniva dichiarata zona rossa. Le indiscrezioni circolate alcune ore prima causavano un autentico esodo di persone che cercavano di raggiungere i propri luoghi di origine. Tra gli anniversari di nascita del 7 marzo ricordiamo nel 1785 lo scrittore Alessandro Manzoni, nel 1856 la scrittrice e fondatrice del quotidiano Il Mattino Matilde Serao, nel 1875 il compositore Maurice Ravel, nel 1902 il filatelista Giulio Bolaffi e nel 1908 l'attrice premio Oscar Anna Magnani. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Roncato, nel 1947, quindi 75 anni fa, Rodolfo Laganà, nel 1957, e Herbert Ballerina, nel 1980, il tennista Ivan Lendl, nel 1960, i conduttori televisivi Francesca Rettondini, nel 1971, e Alessandro Greco, nel 1972, quindi oggi cinquantenne, e i cantanti Valeria Rossi, nel 1969, e Samuel, solista e voce dei Subsonica, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1972. Era l'ultima notizia per la nostra panoramica del 7 marzo 2022. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate sul sito accaddeoggi.it. Bene, iniziamo con una bella canzone, un messaggio d'amore cantato dalla nostra amica Angela Vacca, a cui diamo il benvenuto e il buon ascolto, e voi naturalmente ascoltate questa straordinaria canzone della nostra Angela. Attraversata da un brivido caldo per sogni folli più grandi di me, vivendo mille emozioni in contrasto, riparto da te.
mille note di vita raccolte e gli orizzonti che non vedo più, confusamente tra immagini stanche raffiori anche tu. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Ti ho aspettato tanto, sai, ti penso tanto. Viaggia la mente nei ricordi miei, viaggia avvolta nella nostalgia di te. Resta la dolce tra labirinti di cristalli blu, appare il viso di chi se n'è andato e non torna più. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Ci fermiamo solo per un istante e ci ritroveremo tra qualche minuto. A dopo.